Buongiorno dalla TGR Sicilia, ma è più oggi è il giorno della memoria. In prefettura Messina la cerimonia per la consegna delle medaglie ai familiari delle vittime dei deportati nei campi di concentramento. Furono quasi 800 i siciliani, secondo Giovanna D'Amico, storica dell'Università di Trento. Il servizio dell'inviato Duilio Calarco. Cosa resterà nei libri di storia dell'orrore della Shoah, dello sterminio di 6 milioni di ebrei uccisi nei lager nazisti? Tra qualche anno soltanto una riga, ha affermato con amarezza la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di concentramento. Per scongiurare cali di attenzione e il timore dell'oblio, cerimonie di commemorazione come quella tenutasi alla prefettura di Messina, con la consegna delle medaglie d'onore conferite dalla Presidenza della Repubblica ai familiari dei cittadini militari e civili deportati. Il riconoscimento di questa medaglia è importante perché l'ho voluta, ho fatto delle ricerche anche a scuola, ai ragazzi, tramite mia figlia, cerco di far capire cosa è stato. Con la scomparsa degli ultimi superstiti, nella giornata della memoria e non solo, toccherà ai parenti degli internati tramandare alle future generazioni la tragedia del popolo ebreo. Queste cerimonie ci insegnano a stare attenti a tutto ciò che ci circonda, ai fatti, ad analizzarli per evitare che tutto questo si ripeta. Eseguite le musiche dei film La vita è bella e Schindler's List da un trio di clarinetti del Conservatorio Corelli. Anche l'arte fa la sua parte, non solo per non dimenticare l'Olocausto, ma per ricordare ai ragazzi di vigilare e di ribellarsi ad ogni episodio di antisemitismo, razzismo, oppressione, intolleranza e odio. Tutte le forme d'arte, la musica, la pittura, il cinema e la letteratura. Noi dobbiamo ragionare come dissero le madri di Plaza de Mayo, nunca más, non deve mai più accadere una cosa del genere.